Let's go. Ciao a tutti ragazzi, sono Bosa, lei GGD, mi avete già visto qualche volta sulla pagina Instagram. E niente, oggi vi presento per la prima volta la mia rubrica. Vi avverto già che non sarà una rubrica che vedrete cadenziata molto spesso, ma uscirà molto spesso dopo le banned. Perché? Sono un giocatore che gioca solo meta, una pecora da meta, diciamo. Quindi ho deciso di incentrare la mia rubrica solo sul meta, ovvero un'analisi generale del meta, le combo più importanti, le combo più sgrave, come cercare di fermare queste combo e niente, tutto qua. Volevo iniziare il video innanzitutto con una breve descrizione di quello che è appena successo, ovvero della banned, con le toccate più importanti che sono state Blocco, Jett e Lion. Blocco, Konami ci ha subito fatto capire che ciò che faceva Damati era sbagliato, una carta come Blocco non aveva senso di esistere perché Konami ha sempre limitato, bannato ciò che andava, quindi farsi un più 3 gratuito come Blocco non ha assolutamente senso. Mentre invece con Jett e Lion ha voluto impedire quello spam gratuito in Needle Fiber che poteva avvenire praticamente in tutti i mazzi e toccare soprattutto la consistenza di questa combo, perché era una combo veramente consistente con 3 Jett, con 3 Tuning, quindi ci ha fatto capire che qualcosa doveva cambiare. Molti se l'aspettavano, molti non se l'aspettavano, ma a mio avviso è stata una grande banned, una banned da 8 su 10 almeno. Cominciamo con i mazzi più importanti che gireranno da adesso in poi. Ho fatto una classifica T1, T2, Rogue, a mio avviso. T1 partiamo Eldritch, che è il mazzo che gioco attualmente. Eldritch in tutte le sue versioni, non so come si giocherà adesso, io ora lo sto testando sia con Invoked che con Dragma, ma anche con alcune fetch molto spicy che non siete ancora pronti a vedere, le vedrete solo successivamente. Vedremo, perché dovete ancora pensare per un po' che le combo sincro sono morte, e quando tutti penseranno che sono morte magari arriverà il video in cui vi dimostro il contrario. Dragma, che è assolutamente un mazzo validissimo, giocato con Invoked o con Zodiac. Porto l'esempio di domenica scorsa, dove al Winatin che ho fatto top 4, nella top 8 c'erano praticamente 5 Dragma Invoked, quindi un mazzo assolutamente fortissimo. Dragon Link, che è il combo più forte in questo momento, è un combo anche abbastanza budget, perché con le ristampe se lo possono permettere praticamente tutti. Dino, che finché non tocca un Mistosauro rimane un mazzo senza senso, veramente fortissimo. E ho deciso di mettere sempre nei T1, ma con una piccola rimostranza, quindi tendente più all'1,5, Infernobile. Infernobile perché voglio vedere come si riprende da questa mini hit in diretta che gli hanno fatto. Ho visto già delle combo che comunque mi dimostrano che la combo si può ancora fare, il mazzo è ancora super consistente, quindi spero di sbagliarmi l'averlo messo nell'1,5 e tornerà sicuramente T1 come credo. T2 invece voglio dare spazio a Orcust e BAPK. Orcust perché one card combo Girsu che ti fa Rastivi e VFD grazie alla rank up, quindi tutto ciò che fa una combo one card molto consistente secondo me è da considerarsi T2. Anche BA ha ricevuto un grande supporto con Rusty e con il pick up e soprattutto avrà grande spazio dopo Phantom Rage. Ho deciso di mettere anche Subterror e Altergeist. Subterror e Altergeist perché sono dei mazzi control estremamente validi, soprattutto Subterror grazie all'engine Red Ice, all'engine Numeron. Sono diventati dei mazzi veramente validi, ma hanno un grande problema, che adesso abbiamo 3 Evelly, 3 Storm, Mono Spolverino e Mono Pancra, quindi control secondo me perdono veramente tanto, e poi c'è in giro Dragoon, Altergeist per esempio non ha auto Dragoon, quindi perdono veramente tanto, e poi ho deciso di mettere 3 T2 e Numeron. Tutto ciò che può giocare Numeron, perché Numeron è one card OTK, one card S0, quindi è già fortissimo secondo me. E poi Rogue, ho deciso di mettere tra i Rogue i mazzi che a mio avviso devono essere tenuti sott'occhio, perché comunque buoni mazzi consistenti, come per esempio Madolce, che è un mazzo che mi piace veramente veramente tanto, ha grandissimo potenziale, anche Chaos è un buonissimo combo, Generator, Zodiac, Adamatia. Adamatia sono molto molto curioso di quello che farà senza blocco, perché anche senza blocco rimane un mazzo valido, non top tier, ma un buon rogue, un buon mazzo inaspettato. ABC anche, con la fusione A2, potrebbe ritornare a dire la sua. Cyber Dragon, comunque sempre stato un ottimo rogue. E poi Monarch. Monarch, voglio aprire un capitolo a parte, perché anch'io quando ho visto Pantisma 3 ho avuto i miei dubbi, Monarch cosa farà. Ci ho testato contro su DB, ho visto cosa fa il mazzo e è troppo lento per il meta che c'è adesso, non riesce a star dietro al meta, e quindi a mio avviso
non farà praticamente niente il mazzo. Poi magari quando torneremo fra gli eventi, CS vincerà ICS, Rage o solo Monarch. Cioè, prendetemi pure a cazzate, ma secondo me il mazzo non farà niente. Adesso vorrei passare brevemente alle entrap migliori del formato, ovvero quali entrap ammazzano il formato, quali entrap bisogna usare, se ci possiamo permettere queste entrap o di main o di side. Ho deciso di dividere in entrap migliori, entrap standard e entrap a sorpresa. Le entrap migliori, a mio avviso, di questo formato sono Shifter. Perché Shifter ammazza il 99% del meta, ammazza Eldritch, ammazza Dino, ammazza Invoked. Tutti quei mazzi che hanno bisogno del Grave non possono giocare sotto Shifter, come anche Lancea. Lancea è un'altra entrap veramente forte, un'altra delle migliori del formato, quindi a mio avviso io ho tre fisse Lancia di side, quindi secondo me sono veramente veramente ottime. Poi ho messo Gamma, perché sia che vai primo sia che vai secondo sono fortissime, e anche Impermanence. Come entrap standard, Nibiru, Ashe, Veiler e Ogre. Ogre era un'entrap abbastanza usata quando Numeron spopolava, ma adesso che Numeron non è più tanto utilizzato, è un'entrap comunque forte, inaspettata, perché per esempio contro Infernobile, faccio l'esempio Isolde, primo effetto di Haddare, gli tiri Ogre, non ha più l'effetto più forte di mandarsi di equipe e di Haddarsi un'altra cosa. Quindi potrebbe essere un'entrap abbastanza sorpresa. E la mia entrap a sorpresa, il mio consiglio per gli acquisti è, ragazzi, Droll. Droll è un'entrap stra sottovalutata, ma che fa male veramente a tanti mazzi e soprattutto a due mazzi. Dragma, perché se ci pensate, è Droll su Meltdown, non può andare di Invoked e non può andare di Dragma. E anche contro Dragon Link è un ottimo mazzo, perché Dragon Link Adda di Romulus, Adda di molte cose. Quindi Droll potrebbe essere veramente un'entrap inaspettata. Se volete una scommessa, un consiglio per l'acquisto, io vi dico Droll, perché comunque è un'ottima entrap. Le combo che ho deciso di analizzare in questo video sono Orcust, Dragon Link e la combo di Infernobile. E poi una piccola chiosa su Dragoon. Orcust, ecco. One card combo con Girsu fa una board impressionante, ma è assolutamente counterabile. Orcust è un mazzo che dipende tanto dalla normal, quindi tirare interruzione come Veiler, Impermanence su Girsu è un'ottima idea e rallenta moltissimo il mazzo, non solo su Girsu ma anche su Scrap, su mazzi molto dipendenti dalla normal, che se la normal gli viene fermata zoppicano un po' e quindi fanno fatica a riprendersi. Oppure l'altra entrap classica è Nibiru. Per quanto la combo sia fortissima, si prende Nibiru grosso come una casa anche a fine della combo. Dovete essere però bravi a tirarlo Nibiru, perché se aggiunga Vele a tanti pezzi Orcus dal cimitero riesce sempre a riprendersi nel tuo turno e a fare comunque porcate. Quindi bisogna essere bravi a tirare Nibiru e a cercare di far accumulare meno risorse possibili al Grave, al nostro Oppo. L'altra combo veramente forte, veramente sgrave, è quella di Dragon Link. Soprattutto quella nuova che chiude con Sigillo, Araldo, Savage e Dragoon. Un'altra combo veramente, veramente sgrava, ma anche qua ci sono delle entrap che lo possono fermare, che lo possono sicuramente limitare, ovvero Nibiru, tirato nel momento giusto, se non ha gli extender giusti in mano fa fatica a ripartire. Gamma e Impermanence su Romulo. Romulo è il motore del mazzo, è il motore del mazzo. Se gli fermiamo Romulus, non gli facciamo andare Goladrago, non gli facciamo andare la lancia dei Dragoonity, quindi il mazzo zoppica. Il mazzo, se non è in mano gli extender giusti, fa fatica a ripartire. Non bisogna aspettare Needlefiber, perché il compito di Needlefiber è solo quello di portare un drago, quindi mille altri extender possono essere sostituiti dal compito di Needlefiber. Mentre invece quello che fa Romulus è il motore del mazzo, quindi voi se avete l'entrap dovete sempre tirarla su Romulus. E quindi è l'interruzione più forte che potete fare al mazzo. Anche questo mazzo qua perde da Nibiru, come anche Orcust e Infernobile. Anche qui, sempre aperta parentesi, se hanno in mano gli extender giusti, riescono sempre a ripartire, ma questa è la forza del mazzo, non ci possiamo fare niente. Sicuramente Nibiru è un'entrap che lo può rallentare. Infernobile invece, sempre interruzioni forti come Gamma, Imperma, Veiler, anche lo stesso Ogre, su Isolde. Isolde è il motore del mazzo, è quello che fa girare praticamente tutto, un Isolde deck. Quindi bisogna cercare di fermare Isolde il prima possibile.
ed è un mazzo anche qua che se hai gli extender giusti in mano riesci a ripartire. Ci sono mille combo in cui il mazzo prende Nibiru, prende Gamba, prende Impermanence, riesce a finire comunque full board, ma comunque il punto giusto in cui tirare l'entrap è su Isolde, non inventatevi altre cose strane. Bisogna cercare di fermare Isolde con l'unica entrap che si ha in mano. È anche vero che voi mi direte, se gioca Connector e se gioca Delfino, in quel caso siete giustificati a tirare l'entrap su Connector, perché altrimenti ve la scarta di Delfino e diventa una carta in meno che potevate usare per semplicemente per fermare la combo. Successivamente abbiamo Dragoon. È uscito Dragoon, panico, delirio totale. Ma non preoccupatevi, anche qua ci sono molte, molte, molti modi per counterare lo stesso Dragoon. Tutti i kaiju che volete, da Gamessi alla Dogon, alla Komungusa, quel cazzo che volete, i kaiju sono, secondo me, la cosa più forte da usare contro Dragoon. Super Poli perché sono tutte e due Dark, quindi Starving Venom, Staveglia sono serviti su un piatto d'argento. Per chi gioca Dragma, Fiordaliso nega Dragoon, perché nega e non targetta. Droplet non targetta, quindi nega anche lì Dragoon. TTT, utilizzata nel momento giusto, baitiamo la negazione di Dragoon e poi nel nostro turno tiriamo TTT, che glielo rubiamo senza targettare, lo utilizziamo per OTKare o per fare materiale Link. E anche un'ottima tech, soprattutto per chi gioca Dragon Link, che mi ha consigliato il mio compagno di team Tia, ovvero Hieratic Seal rimbalza e non targetta. Quindi è un'ottima auto a Dragoon, ma Hieratic Seal può portare anche Fallen of Albats. Fallen of Albats è drago, e l'effetto di Fallen of Albats è che fa da Super Poli. Fallen of Albats è oscurità, Dragoon è oscurità, Super Poli, Staveglia o Starving Venom, quel cazzo che volete. Quindi ci sono molti modi per counterare Dragoon. È una carta fortissima, una carta enorme, che non ha senso di vivere, che durerà per pochissimo, ve lo assicuro. Se non la prossima banned, ci saluterà quasi sicuramente, se non questa saranno un po' più clementi, quella dopo ancora. Passiamo all'ultimo argomento del mio video, ovvero le carte migliori di side. Anche la side è importantissima, soprattutto in questo momento del meta in cui ci sono veramente tanti combo, veramente tanti mazzi, c'è una varietà che forse non si è mai vista nel meta in questo momento, perché c'è Eldritch, Dragma, Dragon Link, Dino, ci sono davvero un sacco di mazzi che si possono giocare, quindi la side diventa fondamentale. Io ho deciso di dividere anche qui in tre gruppi: combo, control e dragoon. Ovvero, se il tuo mazzo soffre combo, le carte che bisogna giocare per forza sono Dark Ruler, assolutamente non c'è neanche bisogno che ve lo spieghi, Droplet, Nibiru, Gamma e Mina. Mina forse è la carta più forte contro i combo, perché gli baitiamo tutte le cose e poi tiriamo Mina. Consiglio da combo player, perché mi piace moltissimo giocare combo, G3 quando o G2 anche se partite secondi e se partite primi e vi aspettate comunque che l'oppo possa avere mina, teneteveli sempre 3 Twin o 3 Cosmic, che non fanno mai schifo e non perdete automaticamente da mina. Successivamente abbiamo la side per i control, ovvero molto standard. Il mio package contro i control è Treveli, 3 Storm, 1 Pancra, e adesso sto pensando di togliere Pancra per Spolverino. Sono 8 carte che ammazzano completamente i control, e quindi è per questo motivo, come vi spiegavo anche prima, che i control zoppicheranno molto in questo meta, perché ci sono veramente tante tante carte, compreso Dragoon, che possono fermare completamente i control. E successivamente, come vi ho detto prima, le carte per Dragoon, ovvero Droplet, Kaiju, Super Poli e TDT. Detto questo, mi fermo, la mia rubrica è finita, spero che vi sia piaciuta, lasciate un like se vi può continuare a interessare questo argomento, mi vedrete sul canale per altre profile, vi porterò Eldritch quando sarete pronti, perché vi dovete sforzare ancora un po' per capire che la combo Jett Synchro, per quanto Jett sia ormai volato in paradiso, non è ancora del tutto morta. E niente, bella a tutti ragazzi, alla prossima!